Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Dopo mesi e mesi di attesa, il giorno 3 dicembre Netflix ha rilasciato la prima parte della quarta stagione di Camp Cretaceous, la serie animata ambientata nell'universo di Jurassic World. In questo video analizzerò diversi aspetti delle 11 puntate attualmente disponibili, dandovi anche il mio giudizio personale. In merito, vi avviso che per ovvie ragioni ci saranno molti spoiler su questa quarta stagione. Premessa fatta, addentriamoci nell'analisi. Partiamo dal problema più grosso: la cosa che più di tutte mi ha fatto storcere il naso: l'isola e soprattutto la MantaCorp. Come ampiamente prevedibile, i cattivoni di questa stagione 4 sono i membri della MantaCorp, una compagnia scientifica che da tempo cercava di creare i suoi dinosauri, una concorrente piuttosto spietata della InGen. Già nella prima stagione di Camp Cretaceous, Avevamo sentito parlare della Manta e dei suoi metodi poco ortodossi. Mi riferisco al fatto che arrivava addirittura a ricattare le persone per ottenere ciò che voleva. Ebbene, in queste 11 puntate scopriamo che la Manta è una potenza: è una compagnia che ha fondi notevoli, tecnologie mai viste ed è pure riuscita non solo a creare vari dinosauri, ma anche un ibrido. Altri dinosauri, come la coppia di madre e figlia di tirannosauri, sono stati portati via da Isla Sorna, senza che nessuno se li accorgesse. Portiamo un attimo l'attenzione su quanto sia avanzata la tecnologia della manta. Hanno Terminator Velociraptor quasi indistruttibili. Hanno cani da guardia, i cosiddetti Bred, che svolgono compiti diversi. Hanno droni che proiettano barriere invisibili, chip di controllo comportamentale, riescono anche a creare biomi differenti. E posseggono pannelli riflettenti capaci di ingannare la vista di chiunque. Siamo arrivati al 2050 e nessuno ce lo ha detto? Pensavo che i ragazzi fossero rimasti su Nublar solo sei mesi dopo gli eventi del 2015, non 40 anni. Battute a parte, nemmeno la Ingen Masrani aveva tecnologie del genere per il Jurassic World. E questi? Sostanzialmente dal nulla tirano fuori un arsenale di droni degno di Skynet. Anche sulle ricerche della scienziata May Turner avrei qualcosa da segnalare. Da sola ha sviluppato una serie di sistemi per dialogare con i dinosauri tramite dei richiami. Qualcuno ha detto orca del Monsterverse, mentre tutta l'equipe del Jurassic World non ha mai fatto nulla di simile, pur avendo più personale più dinosauri e credo anche più risorse. Il vero problema ragazzi è che questa stagione 4 avrebbe potuto chiamarsi l'isola dei dinosauri e dei robot che avrebbe funzionato. Il collegamento con la saga di Jurassic Park e Jurassic World è minimo, flebile e sostanzialmente inutile. Ok il mosasauro ha affondato la nave dei ragazzi, ok abbiamo i T-Rex prelevati da Sorna, ma poi cos'altro c'è che colleghi bene questa stagione al resto del franchise? Se le altre stagioni di Camp Cretaceous giocavano bene nell'inserirsi tra gli eventi di Jurassic World e Fallen Kingdom, pensiamo alla scena del recupero dell'osso dell'Indominus, nella quarta invece la trama parte per la tangente seguendo un percorso proprio e ben poco realistico a mio modesto parere. Anche le motivazioni della manta sono un po' labili. Loro alla fine vogliono creare una sorta di fight club di dinosauri in ambienti diversi dove ricchi scommettitori possono divertirsi e puntare i loro soldoni. Ora non sono un allibratore esperto, ma un'operazione colossale come quella dell'isola sarà costata centinaia di milioni di dollari. Come pensano di rientrare con i costi? Per quanto riguarda i dinosauri, abbiamo assistito a diversi ritorni eccellenti e a qualche nuova aggiunta. Tutti eravamo in hype per lo spinosauro, che però non ha avuto molto spazio. Non è stato nemmeno spiegato da dove salti fuori, se lo abbia creato la Mantacorp, possibile, o se sia il superstite di Isla Sorna. Nell'ultima puntata abbiamo anche assistito al ritorno del dilofosauro e di questo sono felice, il dilo mancava davvero da troppo tempo. Altra novità è il chentrosauro, uno stegosauride mai visto prima nel franchise. E poi non poteva mancare un ibrido, questa volta almeno non è un carnivoro. Mi riferisco allo Spinoceratops, ibrido tra uno spinosauro e un sinoceratops. Un abbinamento bizzarro che ha creato un dinosauro capace di vivere in un bioma glaciale senza particolari problemi, grazie a un DNA ingegnerizzato a dovere. Una menzione anche per il povero smilodonte che fa giusto un paio di comparsate e poi finisce sbranato dallo spinosauro, che conserva il suo carattere da bullo un po' psicopatico, che divora chiunque abbia davanti. Dulcis in fondo, la Manta ha creato i suoi bei Velociraptor che ovviamente non potevano mancare. Capitolo Personaggi I ragazzi restano molto affiatati e globalmente interessanti. Ho trovato particolarmente significativo lo sviluppo di Jasmine che mostra comprensibilmente gli effetti di una sindrome post-traumatica, dopo tutte le fughe da maxi predatori che ha dovuto fare. La coppietta Kenji e Brooklyn ci può stare, anche se l'hanno tirata un po' per le lunghe, ma essendo ragazzi molto giovani può anche avere senso. Keshi invece è un personaggio totalmente piatto e stereotipato, non serve aggiungere altro. Più interessante è la figura di Maya Turner, finalmente i ragazzi hanno un'alleata veramente utile e gentile. Per quanto riguarda invece il colpo di scena finale, ossia il fatto che il padre di Kenji sia il capo della Manta Corp, l'idea non mi dispiace. Abbiamo sempre saputo che era ricco, assente nella vita del figlio e che aveva le mani in pasta, come si suol dire. Adesso vedremo come si evolverà il tutto. Non credo che Daniel voglia che suo figlio si faccia del male o peggio. Allo stesso tempo, però, Darius e gli altri non possono far finta di niente, non possono sorvolare sui test criminali e privi di etica che la Mantacorp sta conducendo sull'isola misteriosa. Diciamo che la situazione non è delle migliori per il povero Kenji. Insomma, abbiamo ancora diverse cosette da scoprire in merito alla stagione 4 di Camp Cretaceous. Ad esempio mi chiedo se la coppia di Rex, madre e figlia, siano in qualche modo connesse a Bach e Do di Il Mondo Perduto. Mi chiedo anche da dove salti fuori lo spinosauro, eccetera eccetera. Tuttavia, per quello che abbiamo visto in queste 11 puntate, sono alquanto deluso. Le mie paure e i timori post-trailer si sono avverati. Ci sono retcon, ci sono elementi che mal si sposano con la saga, quei cavolo di Velociraptor Terminator, c'è quasi una voglia di strafare, che mi ricorda per certi aspetti più il Monsterverse che non Jurassic World o Jurassic Park. Almeno finalmente direi qualcuno si è deciso ad andare in cerca dei ragazzi, nel dettaglio mi riferisco al fratello di Darius. Come avevo proposto in un sondaggio pre uscita della serie, Camp Cretaceous 4 per ora si attesta nella sezione cose a caso, elementi narrativi e non che saltano fuori dal nulla e con una bassa credibilità. Piuttosto che sparare così alto, si poteva far tornare a casa sti benedetti ragazzi e stop, sono in giro da sei mesi e ora sono finiti in un'isola dove ci sono predatori letali, robot letali, biomi letali e gente senza remore morali. Altro che stress post-traumatico, ormai dovrebbero essere crollati sti poveri ragazzi. Immaginatevi voi a 12-13 anni vivere sei mesi di inferno come loro, io sarei già impazzito. Al di là di questi risvolti psicologici, ciò che mi inquieta di più è che tutto Camp Cretaceous è canonico. Tutto quello che abbiamo visto in questa stagione è canonico tanto quanto i film, il prologo o Battle at Big Rock. Mi aspetto che in Dominion i governi e le compagnie di sicurezza abbiano tecnologie fantascientifiche per contenere i dinosauri, tipo droni con schermi invisibili. Come dite, li inseguono con gli elicotteri sparando mega sedativi? Niente droni o robot? Chiedo Venia, devo aver eh, capito male. Ironia a parte direi che ho detto tutto ciò che avevo da dire su questa stagione e quindi non mi resta che passare la palla a voi. Vi attendo nella sezione commenti per sentire le vostre opinioni in merito a ciò che ho detto nel video e in generale sulla quarta stagione di Camp Cretaceous. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure PayPal e Tipeee, link in descrizione. Se invece volete seguirmi sui social, mi trovate come Lorenzo Divus sia su Instagram che su Facebook. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!